Premesso che un giudizio definitivo sul decreto lo potremo dare nel momento in cui il testo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tuttavia basandoci su quello che è il comunicato stampa del governo e alcune notizie informali che abbiamo appreso, possiamo già dare queste prime informazioni. Prima di tutto riscontriamo il fatto positivo che il governo ha accolto quelle che erano le legittime richieste della FIPE, vale a dire un decreto che entrasse in vigore dopo un tempo congruo per poter dare la possibilità a chi ancora non abbia voluto o potuto vaccinarsi di poterlo fare ed avere quindi il Green Pass entro il prossimo 15 di ottobre. Certamente però c'è una percentuale che noi stimiamo in circa il 10% di persone, operatori dei pubblici esercizi, quindi dipendenti di bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, eccetera, che non vogliono vaccinarsi. E quindi parliamo di qualche centinaio di persone nella sola provincia di Padova, che non potranno lavorare dal prossimo 15 di ottobre, a meno che non presentino ogni 2 giorni, non effettuino un tampone, negativo. Naturalmente questo mette in difficoltà le imprese di somministrazione perché sono già oggi alle prese con una carenza di personale. Togliere un 10% di forza lavoro per molti di loro vuol dire metterli veramente in difficoltà e questo potrebbe anche tradursi nella necessità di ridurre ad esempio gli orari di apertura dei bar, dei ristoranti, oppure dover ad esempio inserire qualche giorno in più di chiusura durante la settimana per poter dare la possibilità ai dipendenti che rimangono e possono lavorare e quindi sono oggi in forza di poter tornare e turnarsi fra di loro, ovviamente nel rispetto anche dei riposi previsti dal contratto collettivo. Un'altra conseguenza potrebbe essere anche la difficoltà nell'accettare, ad esempio, determinati banqueting, servizi di catering e attività similari. Ecco, noi useremo le prossime settimane per fare anche pressione nei confronti dei nostri rappresentanti politici, sia a livello locale ma anche a livello nazionale, affinché l'obbligo di Green Pass per tutti, quindi titolari, dipendenti e clienti che entrano nei pubblici esercizi, si possa tradurre in un, diciamo, allentamento di quelle che sono le misure di distanziamento, quindi cercare di ridurre quel metro di distanza che oggi è obbligatorio rispettare tra i clienti dei pubblici esercizi, cercando se non di azzerarlo, almeno di dimezzarlo, in maniera da recuperare un minimo, diciamo, di capienza dei locali, soprattutto in vista della stagione invernale.